Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce l'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto dai morti e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo, o Dio, che conosci i nostri pensieri e vedi i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo Spirito Santo, perché purificati nell'intimo possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente la tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiera di questo giorno di novena. Padre buono, per 27 anni il tuo servo San Giovanni Paolo II ci ha insegnato la bellezza della fede e la gioia della speranza che ci fa seguire le tue orme. Egli ci ha suggerito durante la sua vita di guardare il Padre, che è sempre pronto a venirci incontro. Ci ha esortati a considerare il cuore squarciato e trafitto del tuo Figlio Gesù come luogo di salvezza e ci ha mostrato l'ineffabile bellezza del tuo Santo Spirito, quale fonte inesauribile del tuo amore infinito. Non possiamo dunque mancare di fiducia, noi confidiamo in te. Ascolta, Padre misericordioso, le preghiere che ti rivolgiamo per quanti sono nella sofferenza, per quanti vivono nella povertà e per quanti sono oppressi anche dal dubbio e dall'indifferenza. Ma anche a noi dona la forza di riparare il nostro e l'altrui peccato per ottenere la grazia che desideriamo, dire la grazia. Con la speranza di una vita di fede coerente e di preghiera. San Giovanni Paolo II prega Cristo Gesù per tutti questi nostri bisogni e insegnaci a ringraziare Dio per la sua bontà infinita e per il dono della salvezza. Confortaci in questo momento di emergenza e intercedi per le nostre necessità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Paolo II prega per noi.